La mia scuola ha iniziato a fare i doppi turni, cioè i ragazzi hanno iniziato a frequentare anche nel pomeriggio. Non avremmo il tempo per fare quello che ci piace. Infatti, la giornata tipo di una persona che va a scuola nel pomeriggio è quella che ti svegli la mattina presto perché comunque devi studiare, mangi, vai a scuola, torni alle 8:30, 9, se ti va bene, se non abiti lontano, ceni di nuovo e poi vai a dormire e ricomincia tutto da capo. Soprattutto quella che riguarda l'organizzazione dei compiti, ma anche come scendere a Palermo, siccome abito fuori sede. Infatti molto spesso gli orari degli autobus erano verso l'ora di pranzo, quindi mi devo organizzare il pranzo con poi l'inizio della scuola. Poi anche a fine della scuola prendere l'autobus alle 7, alle 8 di sera era davvero una difficoltà. Dato che pratico sport a livello agonistico, principalmente il fatto di non potermi allenare di pomeriggio. E sabato e domenica avevo le gare, ovviamente non è andata bene. Le preoccupazioni sono state per le attività pomeridiane, ad esempio palestra o anche io nello specifico faccio musica nel pomeriggio, quindi c'era un problema sul fatto che gli orari delle attività pomeridiane coincidevano con quelli scolastici, perciò ho dovuto tagliare i miei impegni. Inizialmente avevo la preoccupazione di non riuscire a svolgere tutti i compiti durante la mattina. Inoltre il fattore pranzo era un grande problema. Sì, perché il mio autobus ovviamente alle 2 non parte. Mi accompagnava infatti proprio il mio compagno, ci facevamo i turni. Lui mi accompagnava e io lo portavo a casa. Quindi a che ora tornavi a casa? Quando uscivo nei turni di pomeriggio verso le 7, 7:30, quando invece di mattina verso le 2, alle 3 a casa, già alle 3:30 sono a casa. Ok, io mi svegliavo alle 8 di mattina e alla fine cioè che facevo? Studiavo di mattina e poi non lo so, mi allenavo perché il mio allenatore mi mandava gli allenamenti a fare di mattina e poi dovevo andare a scuola dopo pranzo. Per quanto riguarda lo sport, non l'ho potuto praticare, con i compiti ho dovuto uscire la mattina. Sì, io gioco a calcio a livello agonistico, allenandomi il pomeriggio tardi, non sono riuscito appunto ad allenarmi in questi giorni e quindi questo mi ha causato un grosso disagio, diciamo. Atti positivi, magari che la mattina puoi dormire di più, però veramente pochi atti positivi. Assolutamente no. Personalmente penso di no. Penso che non ci siano degli aspetti positivi. I lati positivi è se tu studi dopo il pomeriggio, quindi di sera, poi di mattina, avendo i compiti fatti, puoi svegliarti anche alle 10. E invece negativi? Negativi sono stati proprio, cioè non avevi più una vita normale. Secondo me è stato veramente devastante.